Salve! Nel video di oggi scopriremo quando uscirà il nuovo Brawler Melody, un nuovo Supercell Make in arrivo per due Brawler molto interessanti, una nuova skin disponibile presto per tutti gratuitamente, un nuovo spray esclusivo confermato, questo e molto altro nel video di oggi. Ma i conti non tornano moltissimo. Cioè, ma ogni volta che faccio questa intro ci sta un 1000 in più, un 2000 in più. Ma che cacchio state combinando, ragazzi? Poi vedo queste statistiche assurde, cioè che più della metà di voi non sono iscritti. E dico, ma com'è possibile che tutta sta gente si iscrive e più della metà comunque non è iscritta? Se anche tu sei uno di quelli che guarda i video tutti i giorni e non è ancora iscritto, io mi domando, ma cosa aspetti? Forza, supporta il canale, che mi aiuti a portare contenuti sempre migliori così facendo. Per te ci vuole un minuto, quindi cosa aspetti? Ti lascio al video. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars, nuovo video news. Finalmente dopo un po' di giorni ho accumulato un po' di roba e eccoci qua. Partiamo subito con questa immagine, che la ricorderete è l'immagine fatta con la versione sviluppatore di quello che dovrebbe essere l'offerta, se ci sarà un'offerta, nell'arrivo di Melody. Molto bella, sì, ma quando uscirà? Melody, essendo un nuovo brawler, uscirà esattamente il 4 di aprile. C'ho le date davanti proprio in questo momento. Ovviamente mi riferisco alla data di uscita per tutti, ok? Quindi con i crediti vi mettete lì, la sbloccate, super easy, non bisogna spendere gemme, non bisogna spendere soldi, niente. Però c'è la possibilità di ottenere l'accesso anticipato, vi ricordo. Probabilmente ballerà sopra i 20 euro come prezzo per la shoppata, se mantengono il solito pattern, più o meno sarà una roba del genere. E dovrebbe uscire l'accesso anticipato il 28 di marzo, quindi già ragazzi la data è molto più vicina, molto più interessante. Quindi se questo video, secondo i miei calcoli, uscirà il 23, tra meno di una settimana potremmo già avere Melody disponibile in game. Vi ricordo che ho già realizzato un video, ovvero questo, dove ho mostrato tutto quello che riguarda questo brawler nel suo sneak peek. Andatelo a recuperare, solo con quel video che vi lascio anche in descrizione potrete rimanere aggiornati su questo nuovo brawler in arrivo, sapendo anche, banalmente, anche se non lo shoppate, come counterarlo, come gestirlo, perché è molto particolare. Piccola precisazione su questa screen, vi ricordo che è stata fatta con l'app sviluppatore, quindi non è sicuro al 100% che ci sarà uno sconto del 50% quando uscirà, eh? Potrebbe esserci, come è stato anche per le Relori banalmente e per tanti altri brawler, ma non è sicuro al 100%. Bene, detto ciò però, passiamo a parlare di skin, perché non solo arriverà un nuovo brawler, arriveranno anche delle skin e ce ne sono un po' molto interessanti. La prima, che esce esattamente oggi mentre state guardando questo video, il 23 di marzo, in realtà l'abbiamo già vista due settimane fa, però vi ricordo che da oggi è disponibile con i bling. Quindi gratuitamente, con 5000 bling, comunque sia, che sono una valuta che si può ottenere giocando, potete portarvi a casa Sergenio, come si chiama? Energenio non si può sentire, però ahimè l'hanno chiamato così. La migliore skin secondo me per Serge rimane Energetic Kraken, con la precisazione personale, perché è comunque appunto un Supercell Make, ma comunque è Energenio, non lo buttiamo via. A proposito di Supercell Make, non posso non parlare di questo tweet che è uscito giusto l'altro giorno, ed è un annuncio che parla, guardate un pochettino, di Supercell Make. Infatti ne arriva una nuova campagna dedicata ad Ambra e a Mr. P, proprio due opposti. È la campagna a tema l'estate del fuoco e del ghiaccio, quindi hanno preso proprio due opposti. Crea i tuoi concetti di skin a tema estivo per Ambra e Mr. P, avrà la possibilità di ottenere la skin del gioco. Ricorda, sii creativo ma mantieni la tua creazione all'interno del tema. I brawler dovrebbero essere ancora riconoscibili, niente intelligenze artificiali, giusto come se servisse a ricordarlo, e soprattutto divertitevi. Se pigiamo sul link ci porta al sito di Supercell Make, dove la campagna è già attiva, e come sempre scendendo poco più in basso, a parte che ci sono già delle cose buttate lì, non le voglio neanche vedere, abbiamo già un po' di date calde. L'altro giorno hanno già aperto le iscrizioni, le quali si chiuderanno il 12 di aprile. Il 12 di aprile partiranno le votazioni, ci sarà tempo fino al 17 per votare. Dopodiché il 1 di maggio ci sarà l'annuncio del vincitore di Supercell Make. Ma questa cosa, scusate, what, cos'è questa cosa? Non voglio farmi spoiler, via, via, basta, ferre, fai il bravo. Comunque, già che bazzichiamo sui social di Brawl Stars, andiamo sul canale di Brawl Stars eSport, dove è uscito giusto nelle ultime ore. C'è una piccola notizia nascosta al suo interno, la andiamo subito a scovare, vediamo un pochettino, si dovrebbe vedere proprio nei primissimi secondi. Ok, fanno vedere un po' di scene così, va bene, sì, quest'anno ESL e SPS e BSC si fondono, se ancora non lo sapete. Eccolo qua, fermi, eccolo qua, della
fusione tra ESLE e BSC ne parleremo poi direttamente durante il cast, appunto, che ci sarà sabato prossimo, vi ricordo, a 12:30. La live è già programmata sul canale, non perdetevelo. Però quello che ci interessa, ragazzi, è sicuramente questo screen, perché abbiamo non solo lo spray di cui vi avevo già parlato e sul quale magari vi porterò anche un video dove vi ricapitolo come si ottengono le ricompense durante l'anno, ma vi do anche le prediction, fatemi sapere se vi può interessare. Ma poco più in là, ragazzi, appare anche questa. E questa che cos'è? Questa, ragazzi, è... ragioniamoci un attimo, analizziamola. Una coppa BSC, quindi è proprio un chiaro segno. Già se non fosse in questo video, che è un segno inequivocabile, si potrebbe subito riconoscere. È una coppa, quindi è tutto tema BSC, con in mano il martello della season 25, quella Ragnarok, ok? Con sopra a sua volta disegnato un altro trofeo della BSC. Questo potrebbe essere un mega spoiler, perché potrebbe essere il secondo oggetto cosmetico esclusivo che si potrà ottenere quest'anno durante la live non del mese di marzo, ma poi del mese di aprile. Anche in questo caso la live del mese di aprile la trovate già schedulata. Nello specifico ci sono il 13 e il 14 di aprile, poi ve lo ricorderò più avanti, le qualifiche, dove non si vince niente, però ci sono tante partite, sono una bella maratona di live, se volete vedere partite, appunto, è bel content. E poi il sabato 27 di aprile, quindi a fine mese, ci sarà la possibilità di vincere probabilmente questo pin. È un grande spoiler, questi pin qua poi tutti li vogliono, sono esclusivi, sono tanta roba, ragazzi. E poi vabbè, il resto del video in realtà, vabbè, ha qualche scenetta, qualche cosetta, tutto bello, spiegano ovviamente che è tutto su event.brawlstars, però fondamentalmente non c'è altro che ci interessa particolarmente. Se sì, vabbè, qua ripeto, fa vedere il tasto eSport, insomma, dove ci troverete e quant'altro. Sì, magari non fatevi fregare da questa data, ovvero 30 31 marzo. Io vi ho detto il 30 perché il 30 c'è la finale europea, ok? Invece il 31 ci sono altre finali, perché ovviamente le finali sono divise per continenti, non ci stanno tutto il 30, quindi si arriva anche al 31. Però a noi quella che ci interessa è, ripeto, sabato 30, ore 12:30, 12:30, quindi a pranzo, ragazzi, BSC in sottofondo e vi tengo compagnia col buon player di nel pomeriggio. Ovviamente godetevi tutti gli star drop che ci stanno in questi giorni, che l'evento è ancora in corso. Se non avete ancora aperti 100 star drop, andateveli assolutamente ad aprire. E attenzione, perché a giorni Supercell farà le estrazioni del Mega Prize, che, se non vi ricordate che cos'è, ne abbiamo parlato in questo video. È un premio per sole 10 persone al mondo di 100 star drop, ma tutti leggendari. Cioè, è una roba folle. Appunto, a giorni Supercell farà l'estrazione e tutte le informazioni che verranno rese pubbliche ovviamente ve le porterò sul canale, non preoccupatevi. Con questo, ragazzi, dovrei avervi fatto un po' un recapone di tutte le ultime notizie. Ovviamente appena esce altro vi porterò altri video sul canale, quindi non preoccupatevi, sotto con il follow che porto sempre tutte le info. Noi ci aggiorniamo presto, un saluto a tutti e ciao belli!